Conclusa la regular season al secondo posto del gruppo D, dietro agli imbattuti Jokers Pesaro, i Pescara Krebs si giocheranno l'accesso ai playoff il 25 maggio contro gli Etruschi Livorno. In virtù di questo piazzamento i pescheresi giocheranno l'importantissima sfida in casa al centro sportivo Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo. Analizzando le statistiche della FIDAF, la Federazione del Football Americano, sono assai lusinghieri i traguardi raggiunti in questo campionato dal nuovo corso dei Krebs. Il club pescherese, imbottito di debuttanti e giovanissimi, alla chiusura della stagione regolare, 6 le partite disputate, può vantarsi di avere la più efficace squadra di ritornatori di tutta la terza divisione, composta da 39 team. Il kick-off return, cioè la squadra che riceve la palla dalla rimessa in gioco degli avversari, è quella che ha realizzato più touchdown, 2 con Mucciaccia e 1 con Baldonero, ed è anche quella ad aver corso più yards, ben 581. In termini percentuali, solo Ravenna ha uno score leggermente migliore. Ma c'è anche un primato individuale firmato da Fabio Mucciaccia con 2 touchdown nel kickoff return e primo in classifica a pari merito con il Ternano Almeida. Niente male davvero per un debuttante nel ruolo. Gli special team guidati da Marco Caprone sono primi e sempre con Mucciaccia nella classifica del punt return, avendo realizzato un touchdown. Nota di merito anche per Giordani, autore di 13 trasformazioni addizionali e spesso in percentuale piena. I pescheresi del lead coach Santuccione hanno colto soddisfazioni anche con il gioco d'attacco curato dagli allenatori Vannozzi, Di Sante ed Esposito. Il quarterback debuttante Matteo Camplone, chiamato dall'infortunio di Chirilo a guidare full time la squadra, ha portato a casa la seconda piazza nella classifica dei lanci più lunghi completati. I Krebs hanno realizzato 177 punti e il marcatore principe è stato Zenobio, autore di 5 touchdown. Fin qui l'attacco, ma anche la difesa, pur con qualche sofferenza, si è tolta delle soddisfazioni. Complice la scarsa attitudine al gioco aereo delle altre squadre e quella che in assoluto ha subito meno yards sul lancio, solo 19. Da citare i 3 intercetti di Taccone, i 2 di Conti e le prodezze di Pelaccia e Buglione. I 7 intercetti valgono il 9° posto assoluto nella graduatoria. Il tutto per la grande soddisfazione degli allenatori Lanaro, Ballone e Iezzi, nonché del presidente Mancini. I Krebs si sono distinti anche per la correttezza in campo, essendo secondi della classifica delle yards di penalità subite per gioco falloso. In attacco spicca Nicola Marinucci, che ha collezionato 86 yards su ricezione contro i Jackers, e proprio a quest'ultima squadra è legato anche il nome di Buglione, autore di 10 placcaggi. Come se ciò non bastasse, c'è un ulteriore dato ad alimentare la sete di vittoria dei Krebs. Ad attendere la vincitrice della sfida ci sono niente meno che i Jokers, arcirivali dei pescheresi, che dopo le 2 sconfitte subite nella stagione regolare non vedono l'ora di potersi prendere una grande rivincita.